Vig, very important genuani, numero 20, è il 20° genuano che intervistiamo. Il mondo del Genoa è veramente ampio, ci sono manager, abbiamo trovato dottore, abbiamo trovato proprietari, abbiamo trovato di tutto, tutta gente che sabato, domenica, venerdì, lunedì, ormai, quando gioca il Genoa si trasforma. E uno di questi è il nostro amico Claudio Romei. Claudio Romei, manager della Paradise, è inutile starla a presentare perché tutti la conoscerete. A questo punto di vista, è vero che vi trasformate la domenica con sto Genoa? La domenica è sempre un qualcosa di speciale. Guarda, noi genuani abbiamo un qualcosa di più, credo, tanto perché lo siamo nati, non lo siamo diventati. E soprattutto perché abbiamo una storia importante costellata da successi, insuccessi, ma soprattutto siamo la squadra che ha portato il football in Italia, e questo non ce lo può togliere proprio quando nessuno. Si parla di insuccessi, mi sembra che il Genoa sia in prima fila a far riprendere di nuovo il successo. È successo in Serie C, è successo in Serie B, è successo sulle navi che sono andate in giro per il mondo con le navi che arrivavano nel porto rovesciate. Non ripetiamo sempre le solite cose. Siamo capaci a far tutto, a esprimere il meglio, soprattutto in momenti di difficoltà. È sempre stato così. I periodi felici purtroppo non sono così sempre dovuti a vicende calcistiche sportive, sono più episodi, sono derby vinti, sono situazioni di gioco particolari, però ci sappiamo difendere. Claudio, io una cosa che siccome l'ho vissuta, l'ho anche mezzo organizzata, sono le 2000 macchine in fila una dietro l'altra per andare a Oviedo con tutta l'organizzazione presente possibile e immaginabile, grazie a Pippo Pagnova, grazie ai ragazzi della Fossa, grazie a delle cose. Va bene, se un giorno dovrò scrivere un libro penso che ci avrò la pelle d'oca mentre lo scrivo, ma non lo farò mai da questo punto di vista perché sono segreti da dentro il cuore. Va bene, ma tu come hai scoperto il Genoa? Perché sei diventato genuano? Guarda, io ripeto, lo sono nato perché mio padre è genuano, miei nonni genuano, i miei bisnonni genuani. La storia di tutti gli altri 19. La storia di tutti i genuani, credo. E pensa che mio nonno, nell'immediato dopoguerra, ospitava i calciatori del Genoa, Beccatini in primis, per dar loro da mangiare. Perché nel dopoguerra purtroppo i soldi erano pochi, i calciatori non erano i big e gli strapagati di adesso, e quindi mio nonno ospitava i giocatori del Genoa, solo rigorosamente del Genoa, anche perché c'erano solo rigorosamente quelli del Genoa a sono casa propria. Alle spalle? Per... No. Quelli sono... Alle spalle sono i fondatori invece del gruppo che rappresento, Paradise Italia. Del Paradise. È la prima partita che hai visto, te la ricordi? La prima partita che ho visto era un Genoa a Torino. Vincemmo, però era talmente piccolo che me lo hanno tramandato i miei genitori presenti allo stadio. E cosa ricordi di più di questo Genoa? Le cose che ti hanno colpito, le cose che non ti hanno colpito, le cose che non vorresti più vedere, le cose che vorresti rivedere? Le cose che vorrei rivedere sono i giocatori buoni che abbiamo preso negli ultimi anni, i Milito, i Palacio, Thiago Motta, ci mancherebbe, ma lo stesso Boriello, gente anche di minore importanza, ma di grande efficacia, e soprattutto mi piacerebbe vedere quello che per me è il mio pupillo, che è un allenatore, che è Giampiero Gasperini, che ha dato un gioco incredibile a questa squadra, sta facendo bene, ahimè, purtroppo anche nell'Atalanta, quindi
a conferma che è un signor allenatore. E, di brutto si vivono anche con gioia e brutti momenti. Ma secondo te gli allenatori qui a Genova, qualcheduno tipo Giampiero, che anch'io continuo a ricordare con piacere dal punto di vista per quello che mi ha fatto vedere, secondo te si bruciano? All'Atalanta Gasperini è sul campo dalla mattina alla sera, perché qui devono diventare anche dei Ferguson, devono fare qualcosa di diverso che dopo siamo non strani. Riescono a digerire. Sì, noi abbiamo nelle nostre peculiarità abbiamo anche l'ossessione, noi tifosi, di conseguenza è possibile che trasmettiamo una pressione superiore al dovuto. E ma quindi... no, perché Gasperini secondo me la pressione ce l'ha anche a Bergamo, perché Bergamo non è una città facile. Però diversamente, qui dover fare perché quasi dirigenti, squadra. fare il general manager, allenare campo, allenare scrivania, deve essere una cosa anche difficile per questi uomini qua abituati a essere capo, perché sono Gasperini convinto. È il più grande che c'è tra quelli che allenano sul terreno di gioco. Forse questo può essere stato il problema del Gasperini di Genova, ovvero qui ha dovuto fare veramente, ha dovuto svolgere più funzioni. Come lo stesso povero Juric. Esatto, e di conseguenza diventa difficile fare il general manager, fare l'allenatore, il direttore sportivo, l'ufficio marketing, purtroppo faceva tutto e di conseguenza non è facile. Bisognerebbe lavorare per squadre o società comunque più strutturate dove c'è gente al posto giusto, non che non ci fosse nel Genoa, ma lui forse aveva troppi compiti da seguire. Troppi compiti, come pochi compiti, ma li ha svolti bene, mi sembra che sia stato Ballardini, perché il miracolo dello scorso anno è un miracolo essersi salvati. Sì, Ballardini è uno di quei allenatori che si possono annoverare al pari del prof Scoglio, di Bagnoli, e io metto anche il buon Gigi Simoni, che mi ricordo sempre con piacere. Tanti, perché c'è Scoglio, c'è Santos, ce ne sono tanti. Sì, che sono Sandokan, ce ne sono tanti. Io ricordo soprattutto Sandokan, Silvestri. E il buon Gigi Simoni, perché erano e sono amici con i miei genitori. Vabbè, Sandokan purtroppo non ci segue più, è passato a miglior vita, però spesso l'incontravo nella sala da pranzo dei miei genitori, quindi bei ricordi. Se in questo momento, qui siamo in un momento di calciomercato, in un momento dove si costruiscono le squadre, se dovessi chiedere qualche cosa preziosa a Perinetti, a Ballardini, allo staff del Genoa che si occupa di calciomercato, a Donatelli e compagnia, cosa chiederesti? Sì, io sono fiducioso nel loro operato, perché il presidente comunque, una squadra, sono convinto che la faccia anche quest'anno. Perinetti è una persona molto competente e sono convinto che il mister sappia richiedere il giusto. Detto ciò, io chiederei un centravanti da 15-18 gol all'anno, perché quest'anno ci è mancato. Sicuramente è un centrocampista. Sicuramente il miracolo è quello quest'anno, essersi salvato senza che nessuno sia arrivato in doppia cifra. Perciò si è dovuto fare miracoli, perciò penso che Ballardini, grandissimo allenatore, il prossimo anno non vorrà fare questo campionato, cercare di portare via un punto a partita, ma di vincere anche qualche gara. Certo, qualcosa dovrà cambiare. Certo, questo senz'altro sarà il suo primo obiettivo. Io ricordo una bella Lazio quando lui era allenatore, un discreto Cagliari, sono convinto che potrà far bene anche con noi. E Cagliari ha inventato Cosso tra le linee, Palermo ha pintato Simplicio tra le linee, alla Lazio ha fatto quella Supercoppa contro Mourinho che nessuno se l'aspettava, addirittura la Lazio voleva mandare le riserve per spendere meno soldi. Esatto. Da questo
da questo punto di vista. Perciò il tuo pensiero, abbiamo finito, sul prossimo campionato del Genoa, com'è? Evidentemente come tutti, che tu, genuani, come tutti i genuani, sei uno che, tu sei uno che goli, ma che sono il dodicesimo anno che si gioca in Serie A. Esatto, innanzitutto si parte da qui, il dodicesimo anno in Serie A, che non è cosa da poco, anche perché io ho passato i 50 anni, seppur da poco, me li ho passati, ma non ho mai visto il Genoa per un periodo così lungo stazionare in Serie A, quindi si è già contenti per questo. Cosa chiedere? Io sono convinto che se azzeccano due o tre buoni innesti, il Genoa possa far bene. Nel dire far bene, ovviamente non ci sono chissà quali fantasie nella mia testa, però da un ottavo, un dodicesimo posto ci si può credere.